Il programma è offerto da Furia dei Titani e Hunger Games. Motore, partito. Buio in sala. Appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Eccolo, è proprio lui, è Francesco Gesualdi, perché lui, Francesco Gesualdi, e tutto il resto... È cinema. Evviva, buongiorno e a te. Che cinema? Alla grande, Francesco. Perché oggi raccontiamo di una prova di grande orchestra, perché 24 registi partenopei si sono cimentati, ognuno con una parte di 3 minuti, a raccontare Napoli. Prodotto questo film da Nicola Giuliano, che è nostro ospite, insieme a uno dei 24 registi, Pietro Lombardi. Buongiorno a tutti e due. Pietro Marcello. Pietro Marcello, oddio mio. Non ti potevi sbagliare, Pietro Marcello, basta. Ciao. Che pensavi al mio nome. Ciao. Di battesimo. Benvenuti e buongiorno a entrambi. No, era buongiorno. Guido Lombardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, è un film, e parlo prima con il produttore, che immagino particolarmente complicato a mettere in piedi, costruirlo e anche un po' a dirigere tutto il traffico di questi 24 registi. Sì, la cosa difficile è stata innanzitutto la selezione, nel senso che una volta lanciata questa idea, perché è andata così, appunto abbiamo aperto un sito internet, pubblicizzato la cosa con una conferenza stampa, sono arrivati da noi circa oltre 300 progetti, fra progetti scritti ovviamente e cose, alcune già girate anche addirittura. Quindi la selezione è stata lunga e dura. C'è stata una prima scrematura e poi sono cominciati gli incontri vis-à-vis con i vari autori. Poi c'è stata la fase di realizzazione e poi il lungo lavoro di montaggio per unirli l'uno all'altro, perché questa era stata una scelta veramente brillante del nostro montatore Giorgio Franchini, che è riuscito a non fare cesure fra un micro documentario e l'altro, ma rendere un unico flusso di racconto, un unico film, quindi si passa dall'uno all'altro senza nessuna cesura di montaggio. Mm-hmm. Questo è un film che siete riusciti a produrre con il sostegno di Rai Cinema ed è distribuito da Cinecittà Luce, mi pare. Sì, anche con il sostegno anche di Cinecittà Luce. Perdonatemi, scusi, completi il discorso. No, infatti la cosa un po' particolare di questo film è che nasceva da una specie di committenza politica, nel senso, quando la città era in ginocchio per la crisi rifiuti, uh-huh, l'allora assessore alla cultura della regione Claudio Velardi, uh-huh, chiese a noi tre, perché siamo in tre produttori, io, Giorgio Maiulo e Angelo Curti, come uomini di cinema e cittadini napoletani, di pensare un documentario che potesse in qualche modo risollevare l'immagine della città. Chiaramente no. Non... Sì? No, intendevo dire 24 registi, sono tanti, quindi trattasi di racconti molto brevi. Sì, sono 3-4 minuti l'uno. Ah, ecco, appunto, 3-4 minuti. Quindi è un collage, ha un filo conduttore oppure è così, diciamo... Il filo conduttore è Napoli, è Napoli, ovviamente. Ovviamente l'oggetto del film è Napoli, quindi sono 24 luoghi, 24 momenti diversi, 24 sguardi diversi. Il filo conduttore poi è proprio nella capacità di restituire un racconto della città attraverso linguaggi e sguardi completamente diversi. E devo dire che in questo anche l'opera del montatore è stata fondamentale. Pietro Marcello, i tuoi 3 minuti a cosa li hai dedicati? Allora, i miei 3 minuti sono, diciamo, un ritratto di questa strada che è il rettifilo, il Corso Umberto, diciamo, è una delle arterie della città. E semplicemente io ritraggo degli operai che lavorano sulla strada per mettere a posto la strada di questi sanpietrini, che poi le città un po' sono scomparsi i sanpietrini, no? A Napoli ci sono ancora tantissime strade pavimentate con i sanpietrini, diciamo, credo che il lavoro che ho fatto io fa un po' da raccordo, credo che all'interno del film ci sono degli episodi molto molto più belli del mio. Nel senso, poi chiaramente un film
un film è sempre come un racconto, no? Un film collettivo, certo, hai certo. Episodi è sempre come un racconto, cioè il racconto che ti piace di più, il racconto che ti piace di meno. È però tutta una che... gara, è tutta una gara fra i registi e dire no, il tuo è più bello del mio, no, il tuo è più bello ma del no, mio. No, 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 assolutamente, perché poi il film lo vedi all'insieme. Diciamo, a me piace quello che ho scelto per Napoli 24, sono anche legato a quelle immagini. Molto bello, molto bello. Allora... Ma in particolar modo, poi ci sono delle cose che è sempre un po' difficile parlare delle proprie cose, no? Di quello che facciamo, perché siamo... Cioè, avere un giudizio di quello che noi facciamo è sempre abbastanza difficile. Oh, come esce Napoli nel complesso da questo film? Ma guarda, io credo che sia un ritratto abbastanza lucido, non un ritratto miope della città, e non è neanche un ritratto folcloristico e caricaturale di Napoli, perché spesso Napoli è raccontato un po' come una città, la città un po', come dire, il teatro di Pulcinella. Invece credo che Napoli sia una città abbastanza grigia anche, no? E nel film questo prevale, cioè abbastanza c'è questa cosa. Poi per essere un film collettivo credo che sia riuscito, anche perché è stato voluto fortemente dai produttori questo film, dalla tenacia, ecco, di questi produttori, per una questione morale di fare questo film. Ecco, l'obiettivo era finanziamenti anche. L'obiettivo era rilanciare l'immagine di Napoli in un periodo particolarmente difficile. Pensate di esserci riusciti a presentare una Napoli diversa da quello che era lo stereotipo di quei giorni? Io penso che appunto l'immagine di Napoli che volevamo rilanciare con questo film era quella di presentare la risorsa inesauribile e continuamente rinnovabile che è presente in città, cioè il talento e la creatività dei suoi giovani artisti. Mi viene in mente una cosa, Francesca, e tu mi puoi venire in soccorso. Da quando abbiamo iniziato questa conversazione io ho in mente un film con vari registi, ma stiamo parlando di 30 e passa anni fa, tra cui De Sica, eccetera, cioè su Napoli, addirittura con una scena finale del diluvio universale nel quale Vittorio De Sica mette dentro addirittura un calciatore del Napoli che forse sbaglio, ma poteva essere addirittura Zoff all'epoca portiere del Napoli. Appena abbiamo cominciato a parlare di questa cosa mi è venuto in mente subito quel gran film, era un'opera corale con grandissimi registi, a partecipazione naturalmente come questo, probabilmente con criteri diversi, ma che fu un grande film, fu una cosa meravigliosa, ma non riesco purtroppo a ricordarmene il titolo. Da quando abbiamo cominciato a parlare io ho pensato proprio esattamente, per la bontà dell'idea intendo, per la bontà dell'idea. A voi vi viene in mente niente, ragazzi? Beh no, sono troppo giovani, li immagino troppo giovani per una cosa del genere. E poi invece per quanto riguarda il descrivere le città, se pensiamo che Woody Allen smarchetta in tutto il mondo con gli ultimi film che sta facendo, prendendo soldi da Barcellona più che da Londra, da Parigi più che da Roma, sarà bene benedire questo lavoro di questi nostri amici, no? Che stiamo ospitando, no? Quindi. Com'è l'uscita? Ma il film è uscito venerdì scorso, ovviamente è uscita minuscola, per già portare un documentario in sala cinematografica è un'impresa eroica in questo momento. Quindi siamo usciti a Roma, Bologna e Torino, e da oggi siamo a Napoli, e poi comincerà una distribuzione capillare, porta a porta. Cioè, ormai è sempre più difficile portare dico, verso un certo tipo di film, soprattutto documentari, ma soprattutto film che non siano di grandissimo impatto commerciale. Pensiamo che adesso sia il momento di... visto che il pubblico non viene più naturalmente a questi film, sono questi film che devono andare verso il pubblico, quindi andarli a cercare per sala, proiezione per proiezione, accompagnandoli e spiegando il processo produttivo, il processo artistico che ha portato al film, e questo ogni volta che viene fatto ha sempre un grande impatto nei piccoli centri, nelle piccole sale, dove invece poi la ricerca di un tipo di prodotto diverso è sempre molto forte. Ma infatti io credo che e la svolta per questo tipo di prodotto e per tipo di cinema un po' fuori dal coro sia quella di creare dei piccoli momenti circuiti, circuiti alternativi, perché se no non se ne esce. Senti, voglio chiudere con una risata mentre il produttore ci raccontava del portare il cinema a casa.
mi viene in mente quella pubblicità di Premium che arrivano dentro casa di due che stanno dormendo, arrivano come si chiamano, tutti blindati della polizia eccetera eccetera, per dirgli che gli portavano il cinema a casa. Questo sveglia e fa: mali mortacci tua, e si rimette a dormire. Una cosa meravigliosa, portare il cinema a casa proprio in senso letterale a quel punto. Va bene, grazie. Comunque, e in bocca al lupo per tutti questi eventi che andrete a fare per presentare il film. Grazie e alla prossima. Auguri, 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 evviva! Auguri. Auguri a voi.